Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Parlamento, indennità degli eletti ancora inaccessibili, dai rimborsi alla diaria, insomma le opache voci accessorie, ora più trasparenza con la riforma dei regolamenti. Le effettive retribuzioni degli eletti restano un mistero, mentre le Camere dopo il referendum sul taglio delle poltrone si preparano a modificare i regolamenti interni. Open Polis lancia un appello perché tutte le voci incassate dai deputati e senatori siano rese pubbliche, dalla diaria ai rimborsi, dalle emissioni alle spese telefoniche e di rappresentanza. Lecce è fermato il presunto omicida di Daniele De Santis e di Eleonora Manta. È uno studente 21enne che era stato coinquilino della coppia. Il movente è solo parzialmente ricostruito, però, spiegato così il procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris, ammettendo che è stata questa la maggiore difficoltà da superare per gli investigatori. Philip Morris, Italia a rischio processo, i PM di Roma chiedono il rinvio a giudizio per gli ex manager accusati di corruzione. Il sostituto procuratore di Roma, Alberto Pioletti, accusa anche l'azienda perché suoi manager e collaboratori avrebbero tentato di corrompere alcuni dirigenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ottenendo in cambio informazioni riservate sui prezzi delle sigarette, sui concorrenti di mercato e sui possibili controlli. Per tutti accusati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio è stata fissata l'udienza preliminare il prossimo 12 gennaio. Comunali, come è andato l'esperimento giallo-rosso in Campania e chi ora punta al ballottaggio? I casi di Caivano, Pomigliano e Giuliano. A casa di Luigi Di Maio il vincitore si deciderà al secondo turno, così come nella terza città della regione, mentre a Caivano i governisti hanno già festeggiato la conquista della poltrona di primo cittadino. Le performance dei candidati PD 5 Stelle alla prova appunto delle elezioni amministrative. Disse no al trasporto di pazienti Covid-19, infermiere sindacalista USB sospeso per 6 mesi. Dice: eravamo senza FFP2 e non formati. In piena emergenza Francesco Scorselli, infermiere a capo di una ventina di operatori che si occupano dello spostamento di materiale e pazienti tra i vari reparti, aveva detto più volte di no alla direzione dell'ospedale di Merate, che chiedeva di dedicare alcuni del suo team al trasporto di malati di coronavirus. Punito, dice, per aver cercato di far rispettare le regole anti-Covid, non potevo mandarli allo sbaraglio. La SST di Lecco lo ha sospeso senza stipendio e l'USB dice azione vigliacca. 3 frati positivi al Covid in una parrocchia di Milano, chiusa la chiesa e rimandate le attività dell'oratorio. I 7 confratelli della parrocchia Beata Vergine Immacolata e Sant'Antonio si erano sottoposti al tampone per accertare la loro condizione prima di ricominciare le attività parrocchiali. In attesa di 2 sacerdoti che sostituiscano i frati, insomma tutte le funzioni sono state rinviate. Focolaio di coronavirus al Genoa, 14 positivi tra calciatori e staff, a rischio l'allentamento dei protocolli sui tamponi. Una nuova tegola per gli uomini di Maran, che dopo la pesante sconfitta per 6-0, rimedia nell'ultima giornata contro il Napoli, rischia di dover affrontare i prossimi match a partire da quello in casa con il Torino senza una bella fetta della rosa a disposizione. Ma rimane ancora da capire come la Serie A tratterà un caso di contagi così ampio all'interno di una squadra. Regione Lazio, gli imprenditori della sanità privata protestano e il prezzo dei tamponi antigenici rapidi sale dopo 10 giorni. I tamponi antigenici rapidi in circa 200 laboratori convenzionati costeranno almeno 22 euro per chi vive a Roma e dintorni, circa il 50% in più rispetto al prezzo consigliato di 13,94 euro previsto dal precedente provvedimento. La decisione è stata presa nel corso del pomeriggio di lunedì, dopo che per una settimana, cioè dal 21 al 26 settembre, si era registrato il caos nelle varie strutture, con alcuni test che sono arrivati a costare anche 60 euro
agli ignari avventori. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.